Buongiorno, sono Eros Chemolli, fondatore di Chemolli Fire. Chemolli Fire è il team di professionisti leader nella certificazione di porte tagliafuoco. Nel corso degli anni abbiamo acquisito una competenza internazionale nell'ambito della progettazione e della sperimentazione, collaborando con molti testing e notified bodies nazionali ed internazionali. Nel tempo abbiamo raggiunto in svariati ambiti civili e navali, per resistenza, reazione al fuoco, fuori isolamento ed altre norme correlate, più di 400 certificazioni. Vogliamo mostrarvi tutti i passaggi per la certificazione di una porta, lo standard applicabile alle N16034. Questo standard è entrato in vigore lo scorso anno e ha una coesistenza di 3 anni e non si applica ancora a tutte le tipologie di porte, però è già possibile effettuare tutti i test secondo lo standard in modo tale che, quando sarà possibile, si marcherà CE anche questo prodotto. Le norme secondo cui testeremo il prodotto sono la EN1191 per quanto riguarda le prove di invecchiamento cicliche, che effettueremo anche con riguardo al decreto del 21 giugno 2004 per quanto riguarda l'invecchiamento e lo sbattimento, in modo tale da poter omologare il prodotto in Italia. E poi effettueremo la prova a fumi secondo EN1634 parte 3, classificando la porta SA ed SM, e poi effettueremo la prova probabilmente più difficile secondo EN1634 parte 1 per quanto riguarda la resistenza al fuoco. Dopo tutto ciò avremo una classificazione secondo EN13501 parte 2, e l'obiettivo è raggiungere una classificazione EI1120 SA SM C1. L'attività è articolata in diversi punti: la produzione in falegnameria con relativo sampling, dove un operatore del laboratorio verrà a controllare che le fasi di produzione corrispondano a quelle dichiarate nel progetto da noi elaborato. Poi verranno effettuati montaggi in laboratorio, le prove cicliche secondo EN1191, la prova fumi secondo EN1634 parte 3 e la prova fuoco secondo EN1634 parte 1. Poi si procederà alla classificazione con EN13501 parte 2, dove l'obiettivo sarà EI1120 SA SM C1. Successivamente, in base alle esigenze del cliente, si produrrà un XAP, un Extended Application Report, secondo EN15269 parte 3, che è la normativa di riferimento. Maurizio Vescovi, Project Manager a Chemolli Fire. Per GP Porto, un nostro importante cliente di Cosenza, abbiamo realizzato svariate certificazioni. GP produce porte in legno e vetrate e in quest'ottica abbiamo sviluppato una gamma completa di prodotti e soluzioni. Per loro avevamo già certificato una I30 ad un'anta e a due ante, una I60 ad un'anta, due ante e vai vieni, e una 120 ad un'anta. Tutti questi prodotti sono stati testati anche per il forno isolamento, sono state fatte delle prove acustiche con una gamma di risultati che va dai 28 decibel ai 52. In un'ottica appunto di completamento, il cliente ci ha chiesto di realizzare una I120 a due ante. Dato che il cliente ci ha lasciato carta bianca nella progettazione, abbiamo immaginato un setup di prova che nemmeno noi avevamo mai testato. Abbiamo cercato di cogliere i vantaggi del decreto del 21 giugno 2004. Quindi abbiamo pensato a una porta enorme che riempisse tutto il forno con una varietà di accessori e soluzioni e finiture. L'obiettivo era appunto quello di raggiungere l'extra tempo, i 132 minuti di prova. Quindi, previo valutazione tecnica, la porta poi non avrà limiti dimensionali.
essendo a due ante, poi avremo anche la trasferibilità dei risultati e la possibilità appunto di fare un'anta singola, oltre alla possibilità o meno di realizzare le visive. Tutto sommato la costruzione linea è di tipo tradizionale, per quanto possa essere tradizionale una porta di questo tipo. È un pannello tamburato dove siamo riusciti a contenere lo spessore in 100 mm. Gli accessori abbiamo utilizzato cerniera ad alta portata, lo spioncino, il chiudiporta scomparsa conseguenzatore integrato, guarnizione fumi caldi, fumi freddi, appunto anche termospandenti, ma era essenziale impiegare anche gli accessori di nostra ideazione e produzione, come il chiudiporta scomparsa 5, il giunto per aste secondarie a 3, e poi i nostri rostri lato cerniere a 1 e lato serrature, il nostro rostro attivo che è Molly Firebolt a 2. Quest'ultimi dotati dell'listing UL. In questa fase testeremo la porta, i fumi, per quanto riguarda il requisito SASM, per la classificazione secondo EN13501. La prova viene fatta secondo EN634 parte 3, viene testata la porta affinché non passi un certo tot di fumo durante la prova. All'inizio vengono fatti fumi freddi, poi fumi caldi. E la performance è del tipo passa non passa, quindi siccome la porta ha una perdita rispetto al sistema di metri cubi ora per metro lineare di giunto, all'interno di un certo range la porta supera il requisito, quindi viene classificata SA per i fumi freddi, SM per i fumi caldi. L'attrezzatura di prova: c'è questo telaio di prova su cui abbiamo montato la porta, che poi verrà testata anche al fuoco. L'attrezzatura di prova è questo forno col quale vengono effettuati i test. L'oggetto in prova verrà ora spostato sulla fornace, agganciato mediante quei ganci che si accoppiano con quelli del telaio. La fornace è dotata di una serie di bruciatori che dalla sala controllo vengono impostati per seguire la curva di riscaldamento ISO 834 dell'incendio normalizzato. I bruciatori non sparano direttamente la fiamma sul campione, ma rimangono a distanza e tutto viene monitorato da questi pad che vedete, che sono dei sensori di temperatura e dei sensori di pressione. La pressione, anche questa, viene impostata secondo lo standard N1634 parte 1. Come vedremo poi in seguito, il campione verrà monitorato per quanto riguarda il requisito E di stabilità, requisito I per quanto riguarda la temperatura, l'isolamento. Per l'isolamento tipicamente si utilizzano delle termocoppie che verranno installate a bordo e vedremo dopo come sono posizionate. Per quanto riguarda la E, la stabilità, ci sono una serie di parametri. Prima di tutto c'è il persistent flaming, cioè se da qualunque parte il campione
emette delle fiamme persistenti, quindi più di 10 secondi, la prova dal punto di vista della E è fallita. Per valutare la E si utilizza anche questo oggetto qui, che è il cotton pad. Il cotton pad viene posizionato sull'area del campione interessata al problema, si lascia lì per un po' e se si incendia questo determina la perdita della E. Poi ci sono degli altri oggetti che sono i gap gauge. I gap gauge ce ne sono di due tipi. Uno è il gap gauge da 25 mm. Se questo qui, esclusa la soglia, passa da qualunque parte del campione in prova in modo passante, cioè c'è un buco e io riesco a infilarlo così, la prova è fallita dal punto di vista della E. La soglia da questo punto di vista è esclusa. L'altro gap gauge è questo, che è il calibro da 6. Praticamente questo deve essere inserito e deve poter scorrere senza rovinare le guarnizioni 150 mm in giù, 150 mm in su. Anche in questo caso qui si perde il requisito E. Il campione è ora allestito per la prova e per quanto riguarda l'isolamento verrà monitorato con delle termocoppie tipo K, che sono questi pad applicati sul campione. Diciamo che la cosa principale è controllare l'aumento di temperatura massimo di 180 gradi, che non può essere superato. Ci sono delle termocoppie, quelle centrali al pannello, che sono per la temperatura media da 140 gradi, e le termocoppie vicino al bordo a 25 mm sono quelle per la procedura aggiuntiva per ottenere l'AI1. Certo.